Ciao ragazze, bentornate. Ho avuto modo di provare in questo periodo delle creme solari e credo che sia utile farvi vedere quali sono state le mie preferite e quali invece non mi hanno molto convinta, in modo che poi, essendo questo comunque un periodo in cui si inizia ad andare in vacanza, voi possiate comprare magari dei prodotti in maniera più sicura, cioè andando a colpo sicuro, senza poi magari sbagliare e ritrovarvi con dei prodotti che non valgono, magari con scottature o comunque sia sprecando i soldi. Allora, la prima di cui voglio parlare, allora, quello che ci tengo a dirvi è che non tutte le creme che io ho preso sono eco-bio. Perché praticamente ci sono alcune creme che io avevo già provato in passato, che mi erano state regalate dalla farmacia, mi erano state date dei tester, dei campioncini, e con cui mi ero trovato molto bene. Io ho una pelle abbastanza sensibile, molto chiara, come potete vedere, e il mio problema è che anche io vado sempre al mare con la protezione alta, protezione 30, protezione 50, però mi capita ugualmente comunque di scottarmi, cioè veramente, sono veramente un caso patologico. E invece con questa marca di creme che adesso vi farò vedere, anche se il loro inci non è molto buono, quindi comunque sia, come sapete, io cerco sempre di trovare dei prodotti eco bio, però con questa qua mi sono trovata molto bene e sono andata a colpo sicuro, soprattutto perché lo utilizzavo sul viso ed ero sicura quindi di non scottarmi e quindi di non andare a rischiare comunque di rovinarmi la pelle del viso. Allora, la crema che ho comprato è questa qua, della Dermasol, per il viso fattore di protezione 30, ovviamente protezione dai raggi UVB e UVA, e questa crema costa, adesso io non ho più il prezzo dentro, comunque l'ho pagata 15,50 euro. Allora, vi faccio vedere il tubetto, che è questo. Ecco qua, ovviamente è piccolino perché è solo per il viso, è da 40 ml. E dice per pelle chiara e sensibile, indicata in caso di esposizione al sole intenso in alta montagna o nella pratica degli sport acquatici, resistenza all'acqua senza parabeni e senza profumi. È molto buona questa protezione, soprattutto per il viso. Io l'ho utilizzata sia su di me che su mia figlia, sul viso, e vi fa comunque sia un colorire, cioè non vi fa quello, non dovete pensare che la crema con la protezione comunque sia non vi faccia passare il sole, quindi non vi abbronzerete mai, vi abbronzate uguale, però evitate che vi vengano macchie, rughe, e soprattutto il sole è molto pericoloso, come ben sappiamo, per i tumori della pelle. E quindi questa crema assolutamente ve la consiglio, è molto molto valida. Della stessa marca avevo anche questo qua, il latte spray. Latte spray fattore protezione 50, allora molto alta quindi. Questo latte solare era ugualmente buono, nel senso che mettendo questo latte solare, ad esempio, io lo mettevo soprattutto sulla zona del décolleté e sulle spalle, no? All'inizio della schiena, perché comunque sia, io non sono una persona che si mette sdraiata al sole, non lo so, sul lettino, quindi si mette a prendere il sole, magari lo prende uniformemente. Io comunque sto qua sempre sotto l'ombrellone, poi magari comunque con la bambina piccola vai a giocare vicino all'acqua, fai il castello di sabbia, sei comunque sempre chinata, e quindi le zone in cui prendi più il sole sono queste, e quindi metto fattore protezione 50. Con questo qua però non mi sono trovata molto bene, non perché la protezione non sia valida, perché assolutamente è validissima, però è molto molto denso e pastoso. Cioè, sentivo proprio la pelle che non riusciva a respirare, quindi già faceva caldo ovviamente sotto il sole, e poi con questo qua sentivo ancora più caldo del dovuto. E quindi questa cosa non mi è molto, molto piaciuta, però come fattore di protezione ovviamente è un prodotto valido. Questo qua però non so dirvi il prezzo, perché quando l'ho comprato, mi pare che ho comprato anche altre cose. Poi ho buttato lo scontrino e via dicendo, quindi non ho idea di quanto, non mi ricordo più quanto costi questo qua. Allora, altro prodotto che invece è
Ah, lo lascio per ultimo, il mio preferito lo lascio per ultimo. Allora, un'altra protezione che ho comprato è questa qua della Bottega Verde. Fattore di protezione 15, latte solare, water resistant con olio di cashew. E anche questo qua ovviamente lo sapete, come tutti i prodotti della Bottega Verde, al loro interno anche qui c'è ciclamento ossiloxane, dimeticone, quindi sempre siliconi. Però utilizzandolo per il corpo alla fine alla fine lo utilizzo uguale, come sapete, nel senso i prodotti io tendo a stare più attenta ai prodotti che utilizzo per il viso, per il corpo alla fine posso fare anche uno strappo alla regola. E questo qua l'ho comprato, però come potete vedere praticamente. Non so se riuscite a vederlo. Comunque è restato tutto qua perché non è la protezione a me non sembrava veramente non sembrava valida. Io l'ho messo un giorno e mi sono ritrovata tutte le braccia arrossate, comunque che mi dava fastidio la pelle che mi tirava, e quindi ho capito che non era il caso di andare oltre. Magari lo utilizzerò quando a fine stagione, magari sono andata qualche altra volta, qualche altra giornata di mare, quindi sono un pochino più abbronzata e mi va bene una protezione del genere. E questo qua però non ve lo consiglio perché secondo me fattore protezione 15 ci sono molti altri prodotti più validi. Per mia figlia avevo preso questa qua, anzi l'aveva presa mia madre, la Nivea Sun Kids. Protezione 30, spray solare protettivo, e ovviamente l'INCI è quello che può essere, immaginate, il prodotto della Nivea, e non è buonissimo, e non l'ho utilizzato praticamente per niente, quindi non so dirvi esattamente come sia, come non sia. Io l'ho provato a spruzzare in camera prima di andare in palestra e ho visto che non si spalmava bene, aveva un odore che non mi piaceva, e non ho evitato di mettergli questo qua, insomma, soprattutto su di lei ho deciso di evitare. Invece il mio solare preferito, che è stata una scoperta di quest'anno ed è stupendo, è questo qua. Si chiama Monoi di Tahiti, latte solare abbronzante ed emolliente con protezione media e con Monoi, olio di cruscaderisi e vitamina E. La marca, la casa che lo produce, cosmesi di laboratorio, è Lana di Genova. Sono 250 ml, quindi è veramente un barattolone enorme, e io l'ho pagato 17 euro, quindi ragazzi, comunque sia, è un barattolone infinito. Io l'ho utilizzato, io, mia figlia e Luca, e comunque sia siamo arrivati solamente alla metà, e ha un profumo stupendo, perché voi al Monoi, quindi è un profumo sublime, e si assorbe immediatamente. Io lo mettevo prima di andare in spiaggia, c'è tempo di scendere dall'hotel, attraversare la strada e già era asciutto praticamente, e resisteva parecchio, perché io dopo, durante la mattinata, lo rimettevo soltanto una volta, e comunque non mi sono mai scottata, non mi è mai successo niente, e è veramente veramente fantastico. Io vi consiglio di utilizzarlo. Una delle cose più belle poi di questo, ho tenuto la scatola perché vabbè, da una parte c'è come sempre, no, l'indicazione dell'INCI, poi no, questa la scritta, no, che lo descrive, quindi questa fluidoemulsione arricchita dell'originale Monoi è indicata nelle carnagioni castane o chiare, ma che abbronzano facilmente, consentono un'abbronzatura a tutto colore, eccetera. E poi ovviamente dalla parte l'INCI, no? Gli ingredienti sotto all'INCI. Poi la cosa più bella è che si apre praticamente la scatola e dentro ci sono tutte altre indicazioni. Allora, da una parte ci sono tutte le garanzie e praticamente la spiegazione di questo marchio Elan, la sua politica, insomma, come lavorano, le avvertenze ovviamente per una corretta esposizione al sole, eccetera. E poi la cosa più bella di tutti, io spero che voi riusciate a vederlo, è questa qua. Praticamente questi qui che vedete qui
sono tutta la spiegazione dell'INCI, cioè voi ritrovate che è la prima volta che lo trovo su un prodotto ed è una cosa straordinaria perché tutti quanti scrivono ovviamente l'INCI, ma nessuno scrive tutte le parole indicate nell'INCI che cosa significano. Quindi ovviamente le persone che comprano, se non sanno leggere gli ingredienti, non hanno la più pallida idea di quello che ci sia all'interno. Invece questo qua vi dice tutto, vi dà, si chiama proprio indicazioni per aiutare il consumatore ad interpretare le dichiarazioni dell'INCI. Quindi, ad esempio, acqua di caprile carbonate, estere di derivazione vegetale ottenuto dal cocco emoliente, glicerina vegetale umettante, non lo so, glicerides, lipide di derivazione vegetale ottenuto dal cocco, origanol, estere dell'acido furetico, principio attivo caratteristico dell'olio di cusca di riso e così via, praticamente per tutti gli ingredienti. Quindi anche, cioè, veramente chiunque compra questi prodotti, ce ne sono un'infinità, sia di protezione, latte solare, creme solari, spray secco, creme dopo sole, viso, corpo, cioè di tutto e di più. Se io avessi trovato inizialmente questo qua, ovviamente, sicuramente non avrei comprato nessuno degli altri prodotti che avete visto, li avete visto prima. Sicuramente anche negli anni prossimi, comunque se finirò questi qui, ricomprerò tutti i prodotti di questa marca, perché a parte tutta questa cosa che mi piace appunto della dichiarazione dell'INCI, quindi chiunque può sapere che cosa si mette addosso, è veramente fantastico. Quindi ragazze, in conclusione io vi consiglio anzi di comprare assolutamente questi prodotti, di andarli a cercare. Io l'ho comprato in parafarmacia, ma non so dove altri possono vendere, sui siti internet, dove vi pare, ma comprateli perché valgono davvero il loro prezzo. Poi l'ultima cosa che volevo dire, mi stavo dimenticando, è che mi è stata regalata questa qua, crema dopo sole per il viso, sempre della Bottega Verde, con elicriso, e io l'ho provata. Non so dirvi l'INCI, comunque l'INCI non è buono. L'ho provata una volta così, tanto per, visto dopo che uno è stato in spiaggia, no? Ti fai la doccia lì al volo, no? La doccia per toglierti un po' di salsedine, no? Dopo che sei uscita dall'acqua, e prima di rimettermi un'altra volta la crema, la protezione, mi sono messa un attimo questa qua sul viso per sentire com'era. E a parte che ha un odore che a me non piace, però questo non fa niente, però si sente proprio che è comunque molto pastosa, cioè non è fresca. Io pensavo di mettere, cioè io immagino la crema dopo sole che la metto e mi rinfresca, una cosa fresca, una cosa. Invece questa qua è molto pastosa, pesante, e sono dovuta riandare a sciacquarmi il viso perché non, cioè, me la sentivo addosso. E poi il fatto che abbia comunque sia una protezione molto forte, io magari questo è il mio difetto, comunque sia, non riesco a sopportare le cose tanto profumate sul viso, mi danno proprio fastidio perché le sento in continuo e poi alla fine mi danno proprio il volta stomaco. E questa qua è molto molto profumata, quindi ha un leggero retrogusto di liquirizia, quindi io c'è, cioè, tutto il tempo che l'ho tenuta mi sentivo questo odore di liquirizia addosso e non ce la facevo più. Spero che questo video vi sia stato utile, che comprerete le creme solari che vi ho consigliato e magari userete quelle che invece vi ho detto che non sono il massimo. Un saluto.